Taurasi, in provincia di Avellino, festeggia i 20 anni della DOCG che porta il nome del comune. Le ultime annate di questo grande rosso saranno in degustazione nel castello al centro del paese, ristrutturato dopo il terremoto del 1980 per diventare sede dell'enoteca regionale dei vini dell'Irpinia. È un territorio vulcanico, un territorio ricco di argilla e ricco di calcare, e quindi automaticamente il vitigno ellenicum, trasformato dagli aragonesi in aianico la denominazione, si è riuscito a sviluppare nel modo migliore, dando il meglio di se stesso in questo territorio. È un vino rosso a base di aglianico per almeno l'85%. Dunque l'aglianico è un vitigno a bacca nera con una polpa chiara. Non si trova solo qui, si trova anche in altre regioni meridionali, sì. Solo qui si trasforma in Taurasi. Dal punto di vista quantitativo, quando parliamo di DOCG Taurasi, di che cosa parliamo? Una produzione di circa 1,5 milioni di bottiglie. Che vanno in Italia o all'estero in generale? 45 estero, 55 Italia. È un vino molto equilibrato, c'è l'alcol, c'è la mineralità, la freschezza dei vini grazie alle uve, ma anche grazie al suolo minerale, molti elementi vulcanici, e poi c'è questa struttura, dunque abbiamo tutti gli elementi per fare di questo vino un grande vino che può invecchiare. La cucina irpina usa spesso e volentieri l'uva o il vino Taurasi, a cominciare dal pane con gli acini. Proseguiamo con un antipasto. È farina di mais, acini d'uva, riduzione di vino. Questo vuol ricordare un poco la polenta che si faceva qui con gli acini d'uva. Poi un primo piatto con il Taurasi. Abbiamo una farina di grano duro e abbiamo realizzato delle lagane. Le abbiamo abbinate alle castagne perché noi sappiamo che era il pane dei contadini, il pane povero. Al profumo dell'alloro perché ci ricorda l'autunno. E con olio di ravece, che è un'altra nostra produzione. Il vino in questo caso entra proprio nella pasta. Secondo piatto. Carne di vitello, in questo caso abbiamo utilizzato la podolica. Il pezzo che abbiamo utilizzato è lo stingo. La lasciamo marinare per 12 ore e poi la facciamo cucinare a fuoco lento, aggiungendo lo stesso Taurasi, non della marinatura ma un Taurasi pulito. E in questo caso la carne acquista tutte le proprietà organolettiche del Taurasi. Poi passiamo a una frutta. Che ricorda un po' la frutta che facevano le nostre nonne, che è una mela annurca cotta poi nel vino. Noi in questo caso abbiamo sempre usato del Taurasi e con lo stesso Taurasi abbiamo realizzato della gelatina che poi abbiamo messo da guarnizione. Questo dessert l'abbiamo chiamato il cappuccino, un caramello di Taurasi. L'abbiamo fatto cuocere per 12 ore a bassa temperatura, abbiamo aggiunto la bavarese e abbiamo realizzato così un cappuccino. E per finire un biscotto, abbiamo impastato questo cacao amaro con farina zero e Taurasi. Gli abbiamo aggiunto un mosto da uve del Taurasi, da contrasto ne fa una pera cotta nel fiano, l'altro grande vino delle nostre zone.